Benvenuti a Fame da Leoni, oggi vi presenterò la quarta ricetta che è delizia al cioccolato con lamponi. Gli ingredienti della ricetta sono 130 g di panna fredda, 260 g di panna calda, 200 g di cioccolato extra fondente, mentre per il biscotto al cioccolato serve 175 g di cioccolato fondente, 50 g di zucchero e 5 uova. Dato che ho deciso di licenziare momentaneamente Alice, avrò bisogno delle mie due assistenti, Margherita e Miriam. Iniziamo a preparare il biscotto di cioccolato che andrà in fondo alle nostre coppette. Bisogna fare così, bisogna prendere le 5 uova, mettere 50 g di zucchero all'interno e con le fruste girare. Prego, fallo te Margherita, se mi raccomando fai il casino dell'altra volta, così è. Mentre Miriam... li facciamo tagliare i lamponi a metà che serviranno dopo per guarnizione. Sei sicura di usare il coltello perché si ammazza una figliola? Vai! Per fare la base del biscotto al cioccolato dobbiamo prendere il cioccolato fondente e lo dobbiamo sciogliere a bagnomaria. Mentre il cioccolato si scioglie, per preparare la crema dobbiamo portare quasi ad ebollizione la panna. Facciamo un po' vedere. La consistenza delle uova frullate deve essere questa. Margherita, stiamo a cucinare e tocchi i cani! Ma perché io licenziavo Alice? Il cioccolato si deve ben fondere. Si toglie dal bagnomaria, adesso bisogna prendere il cioccolato e unirlo alle uova. Adesso levami Margherita il cucchiaio, vai posso vedi, se no ci si mette e si fa notte, va e faccio. Quando si arriva a metà preparazione questi due cominciano a perdere il cervello e fanno il casino dell'altra volta. Adesso prendiamo la panna calda, la mettiamo nel cioccolato e lo facciamo sciogliere. Questa qui è la base del nostro biscotto e lo versiamo. Questo composto qua va in forno a 175 gradi per 15-20 minuti. Una volta uscito dal forno possiamo prendere delle coppette come queste, cilindriche, e lo tagliamo a forma di cerchio in modo che il biscotto vada a finire sul fondo del bicchiere. Una volta sciolto il cioccolato viene una crema liscia in questo modo, dopodiché prendiamo la panna fredda e l'uniamo al composto. Questa è la crema finita, la possiamo mettere in una ciotola più piccola e va messa a freddare nel frigo per una notte. Una volta uscita dal frigo, questa sia un po' compattata e volendo potete farla diventare ancora più compattata ridando una montata con le fruste. Com'è? Una te e una te, buon appetito! E ce la scuoleremo. E la nostra delizia al cioccolato con i lamponi è pronta. Dija! Quella è mia. Buon appetito. Com'è? Buon appetito!